Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di Telescopio Azzurro. Abbiamo il piacere di avere oggi con noi il giornalista di Infonapoli 24, un volto amico per gli spettatori di Attisport 24, Gennaro Perna. Ciao Gennaro, ben ritrovato. Ciao Andrea, un saluto a tutti gli spettatori di Attisport 24. Gennaro, il Napoli travolge 5-2 la Lazio e riapre totalmente la corsa ai piazzamenti Champions. Come valuti la prova degli azzurri? Una prova estremamente convincente da parte dei ragazzi di Mister Gattuso, che hanno approcciato bene la gara, l'hanno saputa controllare e gestire nei momenti importanti, hanno accelerato quando c'era bisogno di accelerare e hanno decelerato e gestito il match quando c'era bisogno di farlo. Tutti i ragazzi, devo dire, sono riusciti a giocare una partita sopra la sufficienza. Hanno espresso un bel calcio sia in fase offensiva ma anche in fase difensiva, ma anche a centrocampo, dove l'assenza di Demme poteva pesare, mentre devo dire, la partita, il match di Bakayoko è stata una partita di sostanza e di ordine come non lo vedevamo giocare da un po' di tempo. Dove, credi che il Napoli abbia vinto la partita? Allora, come ti dicevo, il Napoli l'ha vinta sul piano della condizione atletica. Ti dico la verità, il Napoli è parso sicuramente più in palla della Lazio. Era una squadra che vinceva i contrasti, e quando vinci i contrasti può essere sì un elemento legato alla fortuna, ma può essere anche un elemento legato alla condizione atletica. Arrivi prima sul pallone, ci arrivi meglio, ci arrivi in maniera convinta, e quindi sul piano atletico i ragazzi di Gattuso hanno vinto il match. E poi devo dire, la capacità che ha, la forza che ha questa squadra in attacco è una forza che non ha molte uguali nella Serie A attuale. Quindi quando possono esprimersi con questa fisicità, riescono sicuramente a fare la differenza. Ti chiedo, hai accennato alla forza della squadra in attacco. Quanto il rientro a pieno titolo di Victor Osimhen e di Dries Mertens ha nuovamente messo questa squadra in condizioni di esprimersi nel modo migliore? Allora, sono due pedine che hanno dato sicuramente anche cambi alternativi al mister, e hanno sicuramente dato quella vivacità nella parte centrale dell'attacco che il Napoli aveva un po' perso, che poi da inizio di stagione loro erano i due uomini che avrebbero poi dovuto essere, tra virgolette, finalizzatori nel 4-2-3-1, dovevano rappresentare quell'uno che è lì davanti in quello schema, che avrebbe potuto portare quella serie di gol e quella fase offensiva. Quindi il loro rientro, e in qualche momento anche insieme con Mertens dietro Osimhen, ha portato questo tipo di vivacità, soprattutto questa capacità di rendere duttile lo schema del Napoli, ma anche di dare delle alternative lì in avanti. Quindi un rientro importante, due calciatori importanti, gol che poi hanno segnato. Bellissimo il gol di Mertens, con l'emozione probabilmente per la perdita dell'amata nonna da qualche giorno, e il bel gol anche da parte di Osimhen, che ha tirato con tutta la forza che aveva in corpo un tiro sul primo palo, dove devo dire Reina è rimasto praticamente pietrificato. Se devi andare a indicare il podio di giornata, i migliori tre della partita, su chi punti la tua attenzione? Allora, è difficilissimo, perché sono stati tanti, tanti gli uomini che hanno fatto la differenza. Difficile anche mettere in classifica i primi tre, ti stupirò. Allora, io metto al terzo posto di questa classifica Piotr Zielinski, che è un giocatore che fa la differenza, ma fa la differenza nel primo controllo, fa la differenza di quella qualità, portando quella qualità e quella classe che non hanno molti giocatori, ti ripeto, mi ripeto, in questa Serie A. Poi ci metto al secondo posto, ci metto Lorenzo Insigne, che è arrivato a 17 segnature. Se non erro, in Serie A il suo record è 18, quindi ci è molto vicino. È un giocatore che quest'anno ha tirato la carretta quando ce n'ha bisogno di tirarla, e ha fatto un numero di gol sicuramente molto elevato. E poi ti stupirò al primo posto, perché mi piace particolarmente, segnalarlo da 2 giornate, e anche Manolas. A me, ti metto un difensore al primo posto proprio per essere un po' controcorrente, perché per me è un giocatore
che quando mi è sembrato quasi giocare un derby oggi, ma lo vedevi anche nel linguaggio del corpo. Era un giocatore sereno, un giocatore concentrato, un giocatore cattivo, che è poi una forse delle sue migliori qualità. E quindi metto lui al primo posto di questa speciale classifica di una squadra dove probabilmente sul podio avremmo dovuto mettere almeno 10 degli 11 giocatori, oppure considerando anche i cambi dei giocatori che sono entrati oggi in campo, onestamente. Abbiamo detto all'inizio la corsa per la Champions League si è definitivamente riaperta. Come si svilupperà in queste giornate che ci separano da qui alla fine del torneo? Io dico che si corre su tre piazzamenti in questo momento. Sì, è perché se tu vedi che la seconda in classifica ha 3 punti dal Napoli che è quinto, questo significa dire che siamo in 4 squadre per 3 posti. La sconfitta del Milan e il pareggio rocambolesco, dico rocambolesco dell'Atalanta, hanno sicuramente accorciato molto la classifica. L'Atalanta, per quanto ha fatto vedere nel primo tempo, poteva vincerla molto meglio, poi dopo l'espulsione. E quindi l'essere rimasta in 10 ha sicuramente dato un po' di campo alla Roma. Quindi, come si svilupperà? Il Napoli non ha più scontri diretti, ha partite contro squadre che si devono salvare, quindi che ce la metteranno tutte e che venderanno carissima la pelle. Però il Napoli, visto stasera, non avendo più scontri diretti, secondo me è una delle candidate a entrare nelle prime 4 posizioni, onestamente. Poi conosciamo le avversarie. Il Milan è una squadra che forse si può fare una corsa sul Milan proprio per la sconfitta che ha avuto in quest'ultimo turno. La Juve, per storia e per gli ultimi 9 campionati, e l'Atalanta, che per me resta la più forte pretendente al secondo posto, sono 2 squadre molto molto temibili. C'è anche il Milan, ti ripeto, però dai, il Napoli se la gioca per giocare e provare a entrare nelle prime 4 posizioni. Chiudiamo la nostra chiacchierata con l'ultima domanda. Questo sprint lungo 6 giornate parte lunedì prossimo con la trasferta dell'Olimpico Grande Torino contro il Granata. Che tipo di partita sarà? Allora, il Torino ha rimesso un po' a posto la sua classifica, deve recuperare la partita, se non erro, con la Lazio, proprio con la Lazio. È una partita difficile, io ricordo all'andata, no, al San Paolo, un Napoli che giocò bene quella partita, ma andò in svantaggio e pareggiò con una prodezza bellissima, con un tiro a giro proprio di Lorenzo Insigne. Quindi il Torino è squadra ossica, è squadra pericolosa, soprattutto in fase offensiva. Però se questo Napoli vuole provare a entrare nelle prime quattro, dovrà saper subire, come ha fatto stasera, la grinta del Torino, e essere bravo laddove dovesse essere in vantaggio, a non a gestire il rientro, perché forse oggi il piccolo neo è stato il calo di concentrazione che ha consentito sul 4-0 di fare due gol alla Lazio. E il Torino è squadra che negli ultimi minuti ha recuperato molte partite, quindi bisogna stare molto attenti contro gli uomini di Nicola. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Gennaro Perna per essere stato in nostra compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Gennaro, grazie. Ciao Andrea, ringrazio te e i nostri spettatori.